C'è una classifica, le World Series, che mette in fila i giocatori per il numero di ITM ottenuti senza essere mai riusciti a vincere un braccialetto. In questa graduatoria, comandata dall'americano Tony Cusino, c'è un italiano, Marco Tragnello, che ha ottenuto 33 cash senza aver mai vinto The Bracelet. Marco, come ci si sente a essere così avanti in questa graduatoria e non aver mai vinto il titolo? Male, perché quello che giochiamo è sempre per il braccialetto, anche se poi i 5 final table fanno 6 final table, sono comunque redditizi, anche se la differenza del primo, secondo e terzo è talmente tanta che veramente quando sei lì e ti scoppiano la mano migliore, la cosa, ci rimani male. È quindi un risultato che dipende molto più dalla varianza, ossia dalla fortuna che puoi avere poi quando arrivi in fondo, che dalla reale bravura. Cioè, ritieni che non misuri il fatto che ti manca qualcosa per arrivare in fondo questa graduatoria? Quello l'ho provato con 33 cash, che ho le qualità per il giocatore. Poi dopo, quando sei lì, i blind sono talmente alti che due mani ti possono far portare da chip leader a fuori, e quello è successo fino adesso. Una nota a tuo merito è che tra i tavoli finali che hai ottenuto ci sono tavoli finali di eventi molto importanti, eventi da $10,000, giocati in discipline tecniche come l'Omaha, l'Horse, eccetera, eccetera. E è il segno che il braccialetto, se dovrà arrivare per Marco Tragnello, arriverà in un evento di questo peso? Sì, spero che arriva nel Dust to Seven, che è il mio preferito. 10,000.